Nel momento più complicato e caotico della propria storia recente, la Ponte Vecchio prova a far quadrato e a cercare risposte e certezze sul campo, dove i rossoverdi ospitano un Castelpiano intenzionato a chiudere in bellezza la sua stagione. La squadra di Moreno Martinetti, promosso dalla Juniores alla prima squadra al posto del partente Luca Grilli, decimata dalle vicissitudini interne e che ha coinvolto i pontani negli ultimi giorni, va alla ricerca di un risultato positivo tra le mura amiche per rimandare i verdetti matematici in zona playout quantomeno all'ultima giornata, ma anche e soprattutto per ritrovare un po' di serenità interna. Dall'altra parte invece il Casteldelpiano di mister Abenante, reduce dal 3-1 con lo Spoleto, sfumata la possibilità di cercare i playoff, non ha più nulla da chiedere a questo campionato se non concludere la stagione nel migliore dei modi. Arbitro dell'incontro è Gianluca Martino di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Giovanardi e Dumitru. All'andata finì 2-1 in favore del Casteldelpiano. La cronaca: la prima regola non scritta del gioco del calcio è che l'ultimo a parlare è sempre il campo, ed ecco infatti che al 19° i padroni di casa passano in vantaggio. Mazzasette lavora un gran pallone in aria, appoggia per Passeri che con un preciso diagonale sul secondo palo batte Cocchini. Pontevecchio 1, Casteldelpiano 0. La risposta degli ospiti arriva poco prima della mezz'ora, direttamente da calcio piazzato. Tentativo dal limite di Menichini, con la sfera che però si perde di poco alta sopra l'incrocio dei pali. Alla mezz'ora gli uomini di Abedante trovano il pareggio. Parapiglia prolungato in area rossoverde, con l'arbitro che vede un'irregolarità, assegnando così il calcio di rigore. Dal dischetto per gli ospiti si presenta Menichini, che con freddezza spiazza Guerra. Pontevecchio 1, Casteldelpiano 1. È lo stesso numero 9 ospite a ribaltare completamente il parziale 7 minuti più tardi. Controllo e destro di Potenza dalla lunga distanza, imprendibile per Guerra che vede il pallone infilarsi alle sue spalle. Pontevecchio 1, Casteldelpiano 2. E questa l'ultima emozione del primo tempo. Con le riprese ed il montaggio di Filippo Mantovani passiamo alle immagini dei secondi 45 minuti. Al quarto proteste dei locali per un abbraccio un po' troppo affettuoso ai danni di Passeri in piena area di rigore. Tutto regolare per l'arbitro fiorentino che lascia proseguire nonostante le proteste. La Ponte Vecchio non molla e al decimo arriva il nuovo pareggio. Calcio d'angolo di Silvestri, il classe 2001 Binaglia è puntuale all'appuntamento e di testa batte Cocchini. Ponte Vecchio 2, Casteldelpiano 2. I ragazzi di Martinetti viaggiano sospinti dalle ali dell'entusiasmo e dall'incitamento dei propri tifosi, sorpresi e ben contenti di vedere una banda di giovanissimi tenere testa a gente con ben più esperienza calcistica alle spalle. Al 34° è però il Casteldelpiano ad avere sui piedi il pallone del 3-2. Palla in mezzo dalla destra, linea difensiva locale che sbaglia il fuorigioco, Paradisi è tutto solo, ma colpisce malamente da ottima posizione, spedendo di un nulla sul fondo. Sarà questa l'ultima occasione del match, perché non c'è più tempo, oltre i 4 minuti di recupero al Comunale Ornari. A Ponte San Giovanni, tra Ponte Vecchio e Casteldelpiano, finisce 2-2. Io credo, parlando della partita, che il pareggio sia meritato. Molto meritato, senza fare nessun tipo di polemica, questi ragazzi secondo me oggi hanno fatto la partita che dovevano fare, e il fatto che si è giocata una partita così mi riconcilia un po' con tutta l'amarezza avuta di questa settimana, perché sia pur vero che alcuni ragazzi a volte ti deludono, a volte i ragazzi ti premiano, e addirittura sono anche un po' commosso perché effettivamente oggi ho visto dei ragazzi che hanno voluto fare una bella partita. Se retrocessione sarà, è una retrocessione che noi sappiamo che abbiamo un futuro importante, e poi vedremo, ce la giocheremo, ma se retrocederemo non è che siamo retrocessi queste ultime giornate. Noi come società, il mio scopo di 30 anni di dirigenza, nonché di 17 di presidenza, è quello di insegnare alcuni valori nello sport. Questa settimana in certi valori ho avuto una sconfitta, perché penso che ragazzi che sono cresciuti con me, che hanno esordito come oggi tutti questi ragazzi hanno esordito con noi nei massimi campionati anche di interregionali eccetera, hanno fatto la storia della Ponte Vecchio, possono aver avuto 100.000 ragioni. Io credo che il campionato loro l'avrebbero dovuto finire con lo spirito dei ragazzi oggi. Forse loro non l'hanno visto giocare, ma lo spirito per potersi salvare e per fare tanto di più era quello di oggi. Ecco. Noi in ritardo di pagamento ci eravamo andati perché, per una situazione creata soprattutto nel girone d'andata, dove ci si allenava poco, male, con certi atteggiamenti sbagliati, con certe gare sbagliate, io
Gli avevo detto a quattro rimborsi dalla fine che erano bloccati, quando loro sarebbero usciti dai play-out, che ancora erano a 3 o 4 punti, avrei risbloccato i cosi. Cosa non è mai successo, e nel frattempo io ho pagato anche un rimborso. Vi giuro che dopo la città della Pieve era in programma di pagare un altro rimborso, ma oggi la Pieve si è persa 5-0, mi sembra? Sì, 5-2. Ditemi voi se un presidente che ha sempre pagato i rimborsi, l'altra volta quando eravamo retrocessi e il 25 di maggio erano stati liquidati tutti i rimborsi, l'anno scorso sono stati sempre pagati, sempre precisi e puntuali, io non riesco a capire quale può essere stato un atteggiamento, perché poi parliamoci chiaro, uno dei giocatori è venuto qui perché studia Perugia, non ha giocato mai e prendeva un rimborso ridicolo, un paio di €100 al mese, per cui non ci sarebbero state difficoltà. Un altro l'aveva presi tutti i soldi, fra l'altro me li deve riportare, per cui rimanevano un 5. Di 5, 4 sono cresciuti con noi, da ragazzini, hanno giocato sempre con noi, forse l'ho abituato anche male, perché se uno gioca 5 partite l'anno, io lo confermo giustamente e gli prometto certi soldi, qualcuno si abitua in questa determinata maniera, come altri. Per cui alcuni errori l'ho fatti io, perché probabilmente all'inizio dell'anno dovevo capire che qualcuno magari aveva fatto il suo tempo qui. Però ciò non toglie che non è che ce l'hanno, hanno offeso soltanto me, hanno offeso una città, hanno offeso una storia di una società, hanno offeso una dirigenza, hanno offeso i custodi, che volevo dire sono sempre presenti, e i compagni più piccoli che gli avevano sempre insegnato determinate cose, a chiacchiere, a fatti sono questi. Mi dispiace moltissimo, perché poi ci si lascia con dei ragazzi che io gli ho voluto bene, e fra l'altro gli voglio anche bene, però tutta quella stima che avevo nei loro confronti, molta è calata. Cioè, di qui, ragazzi, poi parliamo di una stupidaggine dei rimborsi, perché tre rimborsi, io vi dico la cifra, ma la cifra diciamo che rappresenta il 4 o il 5% del budget annuale della società, per cui potete capire da voi gli altri. Ma chi deve andare a staccare un assegno da 4-5 mila euro dal mio conto corrente per pagare una squadra che a Città della Pieve, come ciliegina sulla torta, ha giocato un campionato in quella maniera, e mi si ricatta pure, io penso che non c'erano i presupposti. Poi c'era anche un altro discorso, che quando ci siamo ricompattati io gli ho detto qual era il mio malessere, loro mi hanno fatto capire che poteva essere tutto, ma meno che in discorso di ricompattarci. Cioè, qualcuno l'umiltà non sa manco dove stare casa, qualcuno l'obiettività non sa neanche dove stare casa, e se l'atteggiamento era quello, perché bastava che uno si alzava che diceva: Presidente, volevo dire, noi giochiamo queste tre partite alla morte, poi decidi tu cosa vuoi fare. Io in settimana gli ho pagato il rimborso, ma così non è stato. E allora, va bene, ognuno ha fatto le sue scelte. Per carità, a me dispiace, ripeto, perché poi non ci ha guadagnato niente nessuno. Nessuno, perché poi alla fine c'è da vergognarsi tutti quanti, me compreso, io mi vergogno molto di questa situazione. Però io sono uno che rappresenta la città, ci sono altri 5, 6 dirigenti, 7 che sono insieme a me, che la pensano come me. Mister Avenante, tecnico del Casteldelpiano, il Casteldelpiano si accinge a chiudere una stagione più che positiva. Oggi però come giudica il pareggio qui a Ponte San Giovanni contro una squadra che aveva ben meno esperienza rispetto ai suoi? Questo niente, ci dice solamente che il calcio è questo a tutti i livelli, partite facili non esistono, abbiamo incontrato una squadra che aveva delle grandissime motivazioni, al di là appunto dell'esperienza, e ci ha messo tutto quello che ci doveva mettere in una partita, noi forse un pochino di meno, forse anche a livello mentale non al 100%, e purtroppo non siamo riusciti a chiuderla come avremmo voluto. Il calcio, ripeto, è questo, l'abbiamo visto dalla Serie A all'ultima categoria, dobbiamo fare tesoro di queste situazioni e sperare di non incappare domenica prossima in nessun altro inconveniente. Il Casteldelpiano chiuderà appunto domenica prossima la sua stagione tra le mura amiche, un giudizio complessivo dell'annata dei suoi giocatori? Allora, diciamo che una prima parte positiva, assolutamente, poi abbiamo avuto qualche problema
di infortuni, qualche squalifica di troppo. Probabilmente ci ha un po' indebolito questa cosa e niente, arriviamo un po' col fiato corto alla fine, ma non dal punto di vista fisico assolutamente, proprio a livello di gestione mentale di certe situazioni. Quindi niente, abbiamo fatto sicuramente una prima parte forse anche al di sopra di quello che ci aspettavamo, ora cerchiamo di chiudere comunque raggiungendo l'obiettivo che era quello che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione. Quindi potremmo dire poi che la stagione è andata come volevamo.